in questo numero di Turismo Magazine. Alla BIT 1100 espositori da 66 paesi. ITA Airways, 15 milioni di passeggeri trasportati nel 2023. Hotel Milano Scala, impegno verde in centro città. Numeri e presenze importanti testimoniano il successo della 44esima edizione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Sono oltre 1100 gli espositori che hanno partecipato, provenienti da 66 paesi. Molto consistente anche la presenza dei top buyer da Europa, Nord America, Asia, Medio Oriente, Centro e Sud America. Sul fronte italiano, tutte le regioni presenti hanno illustrato il proprio patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico. Un impegno volto a continuare il trend positivo registrato dal turismo tricolore nell'anno appena concluso. Nei primi 11 mesi del 2023 in Italia si sono registrati 118 milioni di arrivi e 397 milioni di presenze. Paolo Pizzocaro, Exhibition Manager BIT Fiera Milano. Chiude BIT, questa mostra organizzata da Fiera Milano, chiude con dei numeri entusiasmanti, sia per quanto riguarda gli incontri che hanno potuto fare i nostri espositori, hanno ricevuto visite da buyer da tutto il mondo, sia per quanto riguarda l'affluenza dei visitatori. È stata veramente sopra ogni aspettativa, numeri eccezionali, decine di migliaia di operatori che hanno trovato qui veramente un'offerta vastissima che riguarda sia la parte del turismo in Italia, BIT si è riconfermato il marketplace ideale per una proposta turistica del nostro paese, ma sia per quanto riguarda anche le proposte da tutto il mondo, la proposta turistica internazionale. 15 milioni di passeggeri trasportati nel 2023, quasi il 50% in più rispetto all'anno precedente, e previsioni incoraggianti anche per il 2024. ITA Airways approda per il secondo anno consecutivo alla BIT di Milano con un proprio stand posizionato nel padiglione 4 della fiera e si proietta sulla prossima stagione estiva in cui opererà 56 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 14 intercontinentali. Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare. 2023 è stato un anno molto importante, un anno di crescita da più punti di vista e anche di primi risultati positivi raggiunti. In termini di passeggeri abbiamo trasportato circa 15 milioni, che corrisponde a più 50% rispetto all'anno precedente. Abbiamo incrementato il nostro offerto del 60% e abbiamo chiuso con un fatturato di circa 2 miliardi e 400 milioni, di cui legati al traffico passeggeri circa 2 miliardi e 160, che corrisponde a un più 67% rispetto al 2022. Quindi un anno di crescita anche in termini di network, di destinazioni, soprattutto con un focus verso il settore di rete lungo raggio. Considerate che di quel 60% di crescita in termini di offerto all'interno, il settore lungo raggio è cresciuto del 110%, quindi fortemente. Abbiamo aperto tre destinazioni che sono la Fiumicino Rio de Janeiro, la Fiumicino Washington e la Fiumicino San Francisco. Per il 2024 ho confermato il focus della compagnia verso il lungo raggio. Apriremo la Fiumicino Toronto e la Fiumicino Chicago, di cui rispettivamente Fiumicino Chicago in partenza il 7 di aprile e Fiumicino Toronto in partenza il 10 di maggio. E poi anche rotte legate al medio raggio che sono l'Accra, la Kuwait City, la Jeddah e la Riyadh. E poi crescita anche in termini di aeromobili. Noi siamo partiti con una flotta di 52 aeromobili, abbiamo chiuso il 2023 a 83 aeromobili, arriveremo nel 2024 a 96 aeromobili, di cui il 66% di nuovissima generazione. Un ulteriore passo verso un turismo sempre più sostenibile. Hotel Milano Scala ottiene la certificazione ESG di Dream & Sharm Assurance e annuncia il proprio sostegno all'iniziativa per prendersi cura degli alberi lanciata dal Comune di Milano la scorsa estate. Da anni la struttura adotta un insieme di accorgimenti che ne hanno permesso l'inserimento tra i 36 alberghi più sostenibili del mondo dagli UK National Geographic Traveler nella sua guida Air Collection. Vittorio Modena, amministratore di Hotel Milano Scala, e Giorgio Caire di Losè, amministratore delegato di Dream & Sharm. Noi abbiamo cominciato questo percorso di sostenibilità fin dalla costruzione dell'hotel nel 2010, quando abbiamo adottato il sistema
il riscaldamento, le pompe di calore della Mitsubishi, che hanno fatto sì che sia il riscaldamento sia l'acqua sanitaria venissero riscaldate attraverso le pompe di calore, quindi senza l'utilizzo di idrocarburi in hotel. Questo ci ha portati a essere un hotel a emissioni zero. Poi abbiamo utilizzato una serie di accorgimenti anche più piccoli, abbiamo creato un orto in terrazza, abbiamo comprato un'auto elettrica, abbiamo, man mano che sono diventati disponibili prodotti ecosostenibili, quindi ecolabel, prodotti certificati per le pulizie, prodotti che riguardano la cucina, quindi sia il food che i vini, che le bevande. Abbiamo sempre cercato di adottare le abitudini, gli accorgimenti più ecosostenibili che fossero presenti sul mercato. Al fine di poter ottenere questa certificazione, che è una certificazione sotto accreditamento da parte di Accredia, secondo una norma internazionale che si chiama ISO 17065 e che la rende ufficiale e riconosciuta addirittura in 97 paesi, è necessario quindi una valutazione molto approfondita di tutti i requisiti, che sono oltre 1200. La validità è triennale, quindi viene man mano mantenuta durante ogni anno con delle verifiche ulteriori e al termine dei 3 anni viene rinnovata per un ulteriore periodo. Alla conferenza ha partecipato anche l'assessore all'ambiente e verde del Comune di Milano, Elena Grandi. Milano per le ali alberi parte dal disastro del 25 luglio, in cui abbiamo assistito in pochi minuti alla caduta di migliaia e migliaia di alberi della città. Il fatto che l'albergo alla Scala, l'hotel alla Scala di Milano abbia partecipato in maniera così coinvolgente e entusiastica per noi è un segno molto importante.